Ciao a tutti ragazzi, bentornati. No, sarei io bentornato, ma comunque io dico a voi bentornati. Un periodo tra che sono stato poco bene, tra il lavoro, ho fatto un paio di viaggi per l'Italia e ho dovuto poco tempo. L'Inter si estende in Medio Oriente, ottenuta licenza di investimento dall'Arabia Saudita. Attenzione a non sottovalutare questa cosa. Secondo me, secondo noi, l'Inter sarà saudita. Anche se non ne parliamo tutti i giorni, ora torneremo con le live, con Alessandro G, con Effenberg, con l'avvocato Pierre. L'Inter si estende in Arabia Saudita, cosa vuol dire? Vuol dire che ottiene una licenza del Ministero Saudita degli investimenti, quindi è un qualcosa che secondo noi è collegato alla nuova proprietà. È il primo club al mondo che fa un accordo del genere. Non è una roba fatta lì per caso, cioè c'è un perché dietro questo grandissimo movimento. Quindi speriamo che si concluda presto. Ricordate il consorzio arabo della famiglia reale, che si concluda presto l'accordo e che l'Inter diventi saudita il prima possibile, perché certi giocatori all'Inter io non riesco più a vederli, purtroppo. Tra l'altro, ragazzi, tornando a chi diceva mercato da 9, da 29, da 39, mercato da 23, ti dico io. Analizza il numero 23. Come fanno in un certo luogo dell'Italia quando dicono 23, il mercato da 23. Tra l'altro, io ho visto Iran e Qatar l'altra sera. Il signor Taremi non ha fatto un tiro in porta. Questa sarebbe la nostra terza punta attuale dopo Lautaro Martinez e Thuram, giusto, se è fissato con Taremi. Non me ne frega nulla, io non posso accettare una terza punta e non tira in porta e che ha fatto un tiro in porta, un gol a novembre perché Çalhanoğlu gli ha detto batti il rigore del 4-0. Zielinski sappiamo tutti, tornando ai mercati da 23, no? Che vi hanno illustrato i fuoriclasse su YouTube. Zielinski sa giocare a calcio, non lo vedo tantissimo nel 3-5-2 di Inzaghi, ma tecnicamente non si può discutere. Il problema di Zielinski è la tenuta fisica, perché è già la seconda volta che va in nazionale e si fa male. Quindi questo, sperando non sia nulla di grave, ancora non si è capito bene, ma questo dall'inizio della stagione è il quarto infortunio per Zielinski. Zielinski è un giocatore che a livello fisico non c'è più, quindi anche quest'anno gli acquisti dove sono stati? Hai preso Rosario dal Portogallo, come lo chiama qualcuno in chat degli esonerati. Io lo chiamo Carmelo. Hai preso Carmelo dal Porto e non riesce a tirare in porto. In porta, tra l'altro, hai preso Zielinski e è un giocatore che purtroppo parlavano di problema al cuore, poi non fu problema al cuore, ma comunque è un giocatore che a livello fisico purtroppo non c'è più. Giocatore che tiene la partita per 50-60 minuti, quindi servono investimenti pesanti in questa rosa perché, con tutto il rispetto che io e l'ammirazione che ho per questi ragazzi, il nostro perno della difesa ha 37 anni, queste cose all'Inter, con tutto il rispetto per Acerbi, non si possono sentire. Abbiamo 5 competizioni, nonostante tutto, secondo me la squadra si sta comportando bene, si è ripresa dopo qualche debacle. Prendiamo tanti gol, ma prendiamo tanti gol perché dovevamo investire in difesa, non l'abbiamo fatto e sono sempre i soliti discorsi. Comunque, Oktri si è ritrovata l'Inter perché il cinese non è riuscito a ripagarla, la vogliono vendere il prima possibile. Questo potrebbe essere un segnale importante. Speriamo di svegliarci tutti il prima possibile con una proprietà che possa acquistare almeno un difensore e non ancora strizzare un limone uno di 37 anni. Non chiediamo tanto, ragazzi. E poi basta andare a rovistare nella spazzatura con giocatori 32-33 anni, giocatori che hanno dato tutto. Non ti va sempre bene, non trovi sempre dietro l'angolo un Mkhitaryan che a 34 anni ti fa due stagioni o un Acerbi, perché poi ci sono i Klaassen, ci sono i Cuadrado, ci sono purtroppo gli Arnautovic. Anche se Arnautovic, per come vedo il calcio io, è molto più forte di Taremi, perché se la terza punta deve essere Taremi, secondo me a questo punto è giusto e sia Arnautovic la terza punta dell'Inter, perché almeno tira qualche gol, lo fa, ha personalità, ha fisico,
Arnautovic anche lui problemi fisici, non tiene 90 minuti. Davanti siamo uguali spiccicati all'anno scorso, dietro purtroppo balliamo molto di più, anche perché il centrocampo comunque sta facendo molto meno filtro. Questa secondo me è una grande notizia, un'ottima notizia che ci fa per sperare e che ci deve far guardare al futuro con ottimismo, perché poi alla fine, ragazzi, cioè il giochino dei parametri zero, dei trentenni, dei 33enni, gli è finito. È un... ti va bene una volta, due, poi dove vai con i cinesi? È finito tutto, finisce tutto. Se non investi, muori. Nel calcio, se non investi, muori. Servono giocatori. Vuoi fare la politica dei giovani? Fai una politica dei giovani, ma non mi prendere i ragazzi, i bambini che vanno all'asilo. Prendimi dei giocatori buoni. Lo stesso Palacios, anche da parte dell'allenatore, servirebbe un po' più di coraggio con i giovani, però poi dopo fa giocare Bissek e prende un gol a partita perché Bissek fa un errore a partita, perché a livello difensivo non è pronto e, ripeto, io lo vedo molto più come esterno. Quindi anche quello è un cane e si morde la coda. Quindi, cari ragazzi, non lo so se fra stasera, no, tra domani, dopodomani faremo una live, ma sicuramente in questa settimana cercheremo di fare una live in serale. Vi saluto tutti, secondo me questa è una grande notizia da non sottovalutare, perché l'Inter è il primo club al mondo che fa un movimento del genere in Arabia Saudita. Ciao ragazzi, ci becchiamo presto.